stata anche la partita di una piccola svolta, e invece è stato forse un'altra botta a questa torre che si sta piegando sempre di più. Per quanto riguarda il quello che hai detto sul fatto che ci si potesse aspettare una partita del genere, sicuramente sì, perché squadra in difficoltà contro un'altra squadra in difficoltà uguale, quindi non ci si aspettava, almeno dal punto di vista dello spettacolo, una grande partita. E come te, io pure, se avessi dovuto giocare, mi sarei giocato un risultato ampio. Non perché sono tifoso, perché comunque ti aspetti sempre, dopo un momento molto negativo, il riscatto di una squadra, e hai di fronte una che sta in crisi come te, quindi ci può stare la prova che può dare poi quello start che ti fa cambiare la stagione, no? E purtroppo questo non è avvenuto, è stata una partita bruttissima, sbloccata a 10 minuti dalla fine con un bel gol di Madri. E poi sì, quando ti deve dire male, ti dice male, insomma, la punizione che sbatte, spiazza il portiere, su quello sì, sono d'accordo con te che poi la fortuna ci si mette. Certo che affronti in casa la Sampdoria che sta andando molto male come te, ci si aspetta che la Lazio non debba aspettare l'ultimo minuto per vincere la partita, perché se in quel momento già stavi o 2 o 3-0, che loro segnavano su punizione, sarebbe stato ininfluente. Quindi forse era la partita della svolta, vedendo soprattutto il prossimo impegno, non di Coppa Italia, di campionato, che è decisamente proibitivo. E tutto questo poi discorso ci porta ad un unico discorso che dovremmo affrontare stasera, il cambio dell'allenatore. Ufficiale? No, dico un discorso che dovremmo No, affrontare sì. noi, come Come se il cambio dell'allenatore. Io rimango della mia idea rispetto alla settimana scorsa che sarebbe un errore grandissimo. C'è un altro scenario che può essere non il cambio dell'allenatore, una società che vede la squadra nettamente in difficoltà già da appena apre il mercato, si mette d'impegno e rinforza la squadra con elementi competitivi. E questo potrebbe essere chiedere troppo all'attuale società, visto come ha gestito nel corso degli anni le campagne acquisti, però mai dire mai, perché magari confermi Pioli e compri i due difensori centrali eppure qualche altro giocatore di livello, e la stagione penso che la puoi risollevare, che non ci sia bisogno della scossa che ci sarà eventualmente, e non è detto, col cambio E dell'allenatore. Gianfranco, tu Sono non questi gli pensi? scenari: o il cambio Sono dell'allenatore o d'accordissimo. una squadra o una società che torna sul mercato in maniera forte, visto che secondo me l'allenatore bravo ce l'hai. Ma non pensate invece che, visto questo andamento da settembre, un po' sia un po' compromessa l'immagine del mister all'interno dello spogliatoio e del gruppo? Parto Sì, prima. però come ti ho detto, se poi prendi elementi di livello che comunque cambiano pure le gerarchie nello spogliatoio, prendi gente di carattere, anche se è appena arrivata, però se prendi gente brava, io ti parlo di titolari, non seconde linee, la stagione ti può cambiare, con le vittorie piano piano ti cambia in continuazione. Questa. Assolutamente d'accordo. Anche perché cambiare un allenatore deve essere un allenatore poi che ti tieni anche per la prossima stagione, quindi devi andare su un pezzo forte, non un traghettatore, perché poi conoscendolo Tito potrebbe anche essere un traghettatore non da 6 mesi, ma da un anno e mezzo. Però anche con Reja, quando è ritornato dopo Petkovic, pensavamo che rimanesse per un anno e mezzo, e invece poi al termine della Vabbè, stagione. ma perché già veniva dal precedente e ha subito abbastanza e sapeva con chi stare a che fare, diceva che c'è Giramitachin, infatti è lui che se n'è andato mentre lo volevano trattenere. E invece qui dobbiamo tenere solo gli occhi aperti sul mercato, nel senso, già l'ho detto nelle settimane precedenti, il difensore, che è la priorità assoluta, 1-2, vista anche le condizioni gentiletti di ieri, Sì, si è fatto male. e non so se credo il 2 apre il mercato, il 2, il 3, non lo so,
va annunciato immediatamente. Immediatamente. Col Carpi ci deve essere il difensore. Sì, perché è un problema che noi ci portiamo da settembre. Quindi non è un infortunio a mercato in corso. Dice, sai, a fine dicembre c'è successo questo infortunio di De Frey, quindi mo ci dobbiamo un attimo sistemare, magari quando è il 20, 25, il 30 di gennaio compriamo il difensore. No, sono 4 mesi. Non voglio credere che si arrivi oltre la metà del mese di gennaio. Molti annunciano già quando è il 28, il 29 già si annunciano i giocatori, non capisco perché non lo possiamo fare anche noi. Quindi io, visto che il presidente è molto fiscale, il giorno che aprirà il mercato voglio l'annuncio del difensore. Il difensore deve essere già in mano, non lo puoi iniziare a trattare il 2, no? Si tratta prima, tu ce l'hai in mano, il 3 apre e il 3 annunci. Io spero che già adesso, insomma, certo, stiano lavorando in tal senso, no, perché sennò sarebbe una follia, è certo. Ci sono le feste, passa una settimana e finita la storia. Va annunciato, va, questo è un difensore. Voglio credere al direttore sportivo, che sicuramente è lui che si prende tutte le responsabilità di quello che fa l'altro personaggio, ma non voglio pensare il contrario. Anche perché Pioli poi in conferenza stampa, anzi adesso fra poco lo mettiamo perché è molto chiaro per quanto riguarda poi la sessione di mercato, pure lui ne parla in questo modo, quindi seppure l'allenatore esce allo scoperto in questo modo, sicuramente poi la società lo ha già fatto, non può esimersi comunque dal non accontentare l'allenatore, sempre che poi invece già abbiano cambiato allenatore, già abbiano preso la decisione. Ora questo noi non lo possiamo sapere, perché sicuramente lo scenario in cui questa società va a cambiare l'allenatore, a prescindere dal risultato secondo me di domani e di Milano, e la pausa natalizia è sempre stato questo, insomma, l'abbiamo sempre detto, l'andamento. Se vogliono cambiare aspettano la pausa, esatto, sì. Secondo me pure a prescindere dalla decisione già l'hanno presa, sia di tenerlo come io spero oppure di cambiarlo, già è stata presa. No, non credo io a questa cosa, sì. Non credo a questa cosa, perché questo personaggio fa le cose un po' così a ruffona no a ruffona, perché magari la speranza che giovedì passi, domani passiamo il turno e magari strappa un pareggio pure rubando, tipo stile Juve Lazio di un po' di anni fa, okay. E si va avanti così, è la mia speranza, e quindi lui cambia decisione giornata in giornata. Voci dicono che l'avrebbe già sostituito con la Juve, è stato trattenuto da, credo, al direttore sportivo, però queste sono tutte, credo, voci e tante notizie di una piazza che sta rovinando due squadre, perché poi è questa, io batto questa questione che siamo una piazza molto provinciale, ne risentono le squadre, abbiamo un presidente nostro che non è un presidente, una mentalità di presidenza dall'altra parte che non è una mentalità italiana, e quindi si muove in modo sbagliato nel calcio italiano. I tifosi siamo un po' provinciali, confermo le parole che disse Mihajlovic prima del derby di Rimini con l'Inter, e porta a questo, e se tu hai vinto poco e loro tanto, la differenza è anche questa. La differenza è che comunque Milan e Inter hanno avuto gestioni del loro club con presidenti che hanno investito il triplo di quelli che sono comparsi nella storia della Lazio e nella storia della Roma. E a proposito di allenatori, noi abbiamo una squadra che per me non gioca contro l'allenatore, mentre loro hanno una squadra che gioca contro l'allenatore. Beh, questo non lo so, perché no, adesso non lo dico per snobismo, che non l'ho vista raramente quest'anno le partite dell'altra squadra. Io pure, oggi l'ho vista, però, stranamente al lavoro non sono riuscito a vederla. E quindi non ti so dire questa cosa. Sicuramente quelli della Lazio no, non lo fanno contro. È proprio un limite. Purtroppo avevo visto un po' di ripresa dal punto di vista fisico e della corsa. Invece lunedì mi sono sembrati... Ragazzi, una squadra che gioca contro l'allenatore, la scena al fischio finale... No, ma infatti io confermo quello che dici. È tutta la cattiveria nostra, ma è da... Confermo quello che dici, non giocano contro, secondo era me... Era da sdraiarsi anche noi per terra e piangere, perché è una scena abbastanza...
commovente. Non so se vi siete accorti della reazione al gol della Sampdoria di Hut. Ha mandato a quel paese praticamente tutta la squadra. Che se tu giochi contro, tu fai testa bassa, devi ricominci. Ma Hut è arrivato. Quella reazione è appunto una reazione dura. Vabbè, una reazione che a me è piaciuta pure. Nel una reazione senso, nervosa. Sì, sì, no, ma evidente, non magari, si fermava più. Perché era, vabbè, perché sarà uno dei più presi di mira, magari da quelli più. Ma sì, no, ma proprio perché cercano giovane, questa vittoria a tutti i costi, cercano vabbè, questa vittoria che gli faccia certo, quello sì, c'è dare un po' di serenità e giocare e fare no, giocare più. Sono d'accordo con te, pure secondo me non giocano contro. Questo non mi danno, non mi danno questa impressione. Forse quello che penso io, che pensiamo noi è peggio, però. Perché se giochi contro cambi l'allenatore e ti svolta la stagione. Per come stanno adesso è proprio una confusione al fischio totale. Finale, però, al fischio finale crollano tutti, 3-4 crollano in contemporanea. Certo, sì sì, beh chiaro, perdi Parigi una partita che stai vincendo fino a 30 secondi prima. Sì, certo. ti dicevo, pure dal punto di vista fisico, lunedì ho visto pure un po' un passo indietro, perché mi era sembrato che comunque, nonostante i risultati non eccelsi, fosse tornato un po' di ritmo, di esplosività, un po' di corsa. Invece ho visto una squadra che però ha camminato molto, è stata di una lentezza esasperante, e pure nella circolazione della palla, naturalmente, poi quando hai i compagni che non si propongono, hai fatto pure poche azioni da gol, e pure per quello, insomma. Chiaramente poi la Sampdoria si era pure chiusa, si era molto chiusa, quindi la difficoltà c'era. È un problema pure di testa, se non c'è la testa non girano le gambe. Sì, sì, stanno veramente in confusione, sia il mister che l'allenatore che la società, infatti le responsabilità sono un po' di tutti, perché comunque andiamo a incontrare un'altra squadra abbastanza in crisi domani. Domani partita di Coppa Italia, dai, parliamo un po' della partita di domani, visto che tanto la partita di lunedì è già stata analizzata nei giorni scorsi, visto che oggi siamo mercoledì, già c'è stato tutto ieri, quindi i nostri ascoltatori già avranno sentito tante cose. Proviamo ad analizzare magari la partita di domani, e mi piacerebbe vedere in campo, visto che Marchetti si è infortunato, come dicevi te, per andare ad esultare, che poi non mi è sembrata nemmeno un'esultanza così scomposta, e là è stato proprio perché a freddo, essendo stato poco impiegato, evidentemente sì, è stato lo scatto, ma non è che abbia fatto. Ci sono state altre esultanze che magari scomposte, ricordo quella di Candreva che ha dato quella ginocchiata tremenda sulla ringhiera perché davanti c'aveva la bandiera della Lazio. Quella di Mauri deve essere dolorosissima. Quella di Mauri di 2 anni fa. Dai, quella stecca, e quella di Mauri pure, sì. Con Napoli. Quelle due, sì, ci può stare. Là è stata una cosa esagerata. Marchetti è stato proprio sfortunato. Proprio per l'infortunio di Marchetti, Andrea, come la vedi? Gliel'hanno chiesto pure oggi a Pioli in conferenza stampa, sì. È andato sul vago. A me piacerebbe domani vedere Guerrieri, perché visto che Berisha sarà poi il titolare pure a Milano e ha giocato uno scorcio di partita con la Sampdoria, a me piacerebbe magari vedere Guerrieri in porta domani. Non è andato sul vago, gioca Berisha. Credo che giochi Berisha, gli ha detto. Non ha detto così, ha detto una frase strana, tipo, non so, io non sono abituato a fare sempre le stesse cose, sono uno che studia, si mette là, insomma, gliel'ha imbastita, però non gli è andato diretto. Ah, io l'ho letta su, non l'ho sentita, Che dopo la sentiamo, perché tanto ce l'abbiamo, perché domani sarebbe bello vedere Guerrieri, visto che poi Berisha dovrà fare il titolare domenica, partita Coppa Italia, sarebbe l'occasione giusta di vedere. Sì, no, era pure per dare un premio a chi dal ritiro di luglio sta con questo gruppo. Purtroppo la cosa brutta è che magari si possa pensare che può essere una bocciatura, no? Magari chi va in panchina come Berisha, una bocciatura su quello che è successo domenica. Magari lì basta parlare. Parli col giocatore, esatto. Col giocatore, cosa che ha detto il mister pure, che sta parlando singolarmente e con il gruppo. Proprio perché per me non me lo levano nessuno dalla testa, ma questo è un blocco psicologico di tutti quanti. Non riesco a
ad accettare un Anderson.